Allora, entriamo sul gong. 89esimo, 0-0. 8 minuti di recupero che arriveranno. Probabilmente. Una partita de merda fino a questo momento. Bruttissima. Ma va bene così. Va bene così perché il punto è d'oro, perché il punto soffiamo se dovesse arrivare, se dovesse arrivare. Perché regà, non c'avevamo un giocatore. Non c'avevamo un giocatore, ci sono rotti. Una coppia di due infortunati a partita. No, ma è assurdo, è assurdo. Oggi Kumbulla, che era il sostituto di Llorente, bene, che era il sostituto. Una volta ogni tre giorni. Ho capito. Allora, oggi giocava Kumbulla, che era il sostituto di Llorente, che era il sostituto di Smalling, e si è rotto pure Kumbulla. Abbiamo dovuto abbassare Cristante. Difesa, no, che poi in realtà no. No, guarda, hai giocato sempre lì in difesa, gioca. Sì, però. Come tempi d'oro con. Sì, però hai giocato a 4, dai. Diciamo che è giocata a 4 più o meno, però Cristante è stato parecchio sulla linea di difesa. Partita pessima, però vi ripeto, con tutti i passi ha rotto pure Belotti, tra l'altro, perché a fine primo tempo esce Belotti per infortunio, non esce per scelta tecnica, perché io credo che Mourinho avesse potuto scegliere, avrebbe fatto il tiro più pericoloso del nostro, parato da Ibrahim. Sì, che poi quella era una grande occasione, se Ibrahim non avesse scelto di pararla probabilmente poteva finire in modo forse sicuramente diverso. Magnan, ma almeno lo si cavamo di meno. Almeno era un tiro in porta pericoloso, l'unico della partita. Il Milan al momento ne ha fatti zero di tiri in porta, zero proprio. Ha tenuto 6 minuti, te l'ho detto. Ha tenuto più palla il Milan, molto più palla. Noi ci siamo chiusi. Dietro eravamo chiusi, ripartiamo in contropiede, ma quello ci abbiamo, al momento non possiamo fare altro, sono tutti spaccati. Ma poi aggiungiamo che Vasilic. Mettila bene! Madonna, casco! Oh. Ma è palo? Palo fuori! Allora, aggiungiamo, se segnava Camara penso che me ne andavo! Se segnava Camara penso che mi tiravo un campo! Allora, aggiungiamo che il Milan, tra l'altro, sulla carta sarebbe pure più forte di noi! Cioè loro sono campioni d'Italia, noi stiamo provando ad arrivare in Champions! Siamo in una situazione simile, la classifica lo testimonia! Però è chiaro, comunque sono state le due squadre finora bloccate. Partita spezzettatissima, con tanti falli, tanti infortuni. Una marea di falli, ne abbiamo giocato mai. Che poi non è stata neanche violenta, se ci vai a pensare. Non è che è stata violenta, però è stata molto, molto frammentata. Ma io credo semplicemente che dice il Milan, cioè. Io credo semplicemente appunto che sono due squadre che si stanno accontentate di un punto per uno. Perché pure il Milan non ha mai provato a fare un'offensiva particolare, si è solo limitata a ripartire rapidamente so per morire con Leao, con le sgambate di Leao e con le sovrapposizioni di Theo Hernandez. Per il resto non si sono mai fatti vedere nemmeno loro. Partita veramente tanto 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 bloccata. Poi chiaramente la partita ha bilanciato più di qua che della, più dalla parte del Milan che andavano avanti, ma non hanno mai tirato in porta. E devo dire che col fatto che la Roma giocasse con Bove in mezzo al campo, senza tre difensori su cinque, ci mancava Smalling, ci mancava Llorente, poi si è rotto Kumbulla, si è rotto Belotti a fine primo tempo, ci mancava Dybala, ci mancava Abraham, ce l'avevamo e non so come se c'è. Era che non possiamo manco dire che è come se ci fosse, perché se non c'era magari segnavamo. Sì, altra partita pessima, realmente pessima di Abraham. Bravo. Diciamo che il pareggio alla fine, raga, non è nemmeno troppo male, perché se arrivasse il pareggio non sarebbe nemmeno troppo male, perché è vero che era uno scontro diretto da giocare in casa, ma è anche vero che siamo veramente contati oggi e c'ho poco da dire. Fase difensiva secondo me al momento perfetta, in fase offensiva raga tanto male, cioè facciamo fatica a tirare, è quello il problema, perché sotto porta tu c'hai la palla, anche buone azioni, poi quando si arriva lì a dover concludere quasi che abbiamo paura di tirare, si cerca sempre il passaggio più che il tiro, e finché lo fa un difensore o un centrocampista che si è sospinto in avanti è un conto, ma se lo fanno anche gli attaccanti e trequartisti diventa un po' un problema. Tra l'altro non pensavamo mai di arrivare, vai! Vai cazzo! Vai Selic! Vabbè, vai, ma stanno Selic! Chiuso bene! Vai Selic! Ti prego Selic, penso di morire Selic! Ha ha!
penso di morire adesso. Mancano secondo me un minuto o due, fai col gol, mettiamo a sede. Oh, no. Oddio! Mamma mia! Mamma mia! Mo demoregge! Dai! Selic, ti amo! Il miglior turco della rosa della Roma! Che cazzo stanno inquadrando? Questa maglia magica è per te! Mamma mia! Che fatica, regà, torniamo a noi. Madonna, si è portato culo a registrare in diretta. Che bello. Partita equilibratissima. Poi io lo ripeto, cioè, partita equilibratissima da 0-0. Si vincono con le occasioni ste partite, a noi è capitato di perderle per le occasioni ste partite. Adesso siamo così, ma non è finita. Occhio! Secondo me il problema è che lì Rui forse non è uscito. Ci credi che primo tiro gol Milan, pazzesco, primo tiro in porta un gol, assurdo, un tiro un gol, assurdo. Vabbè, allora pareggio ci sta, però così. Sì, pareggio ci sta, però che cazzo, un tiro un gol. Che palle. È vero che pure ne abbiamo fatta la stessa cosa a Milano, eh? Però io ammetto, a Milano non meritavamo di pareggiare, meritavamo di perdere. Ma la partita tua a Milano la meritavi di perdere. Hai preso un punto e io stesso ho messo dentro come cazzo hai fatto. Però che palle. L'ha segnato. Mi auguro di no, te prego. Non ho capito chi era. Ma quando finisce, Dio santo? Mi auguro di no. Che merda, o così. Era meglio 0-0, vaffanculo. Ma quando fischia? Via.
non ho capito, ma quanto finito? Ci sono stati due gol nel recupero. Comunque che merda così. Vabbè, il pareggio, ripeto, se dovesse accadere ci sta. Però che vai avanti lì, cazzo, te ce fai a bocca, porca la puttana, oh. Porca la puttana. Bloccalo, bloccalo. Che cazzo. Oh. Ma dai, fischi, andiamosene a casa, mi sono rotto tre quarti di cazzo, guarda. Partita de merda, un tiro in porta per uno, due gol, vaffanculo, 1-1.